E signori, benvenuti nella parte 30 di Assassin's Creed Revelations. Sarà una parte molto lunga ma molto importante, perché andremo a fare tutte le missioni di Maestro Assassino, la parte 2. La parte 1 l'abbiamo fatta parecchio tempo fa, e vi dico anche che era la parte numero... Era la parte numero 13, quindi sono state diverse parti nel mezzo, esattamente 16. E siamo qua giunti a fare le missioni Maestro Assassino a livello 2, che ci porteranno una dose di percentuale, io oserei dire, spaventosa. Iniziamo proprio andando a sentimento con questo qua. La teatrante Lisistrata sta tenendo una pubblica rappresentazione sotto falso nome. Sa che è prudente stare nascosta, ma la sua vanità sta avendo la meglio. Seguimi, stavolta la prenderemo. Ok, la teatrante, parte 2. Uccidi la teatrante prima del tuo apprendista. Comunque siamo circa al 64% di sincro. Vedremo poi alla fine di questo video a quanto siamo. Calma e pianifica l'attacco. Evetment, aspetterò un anno intero se necessario. Speriamo sia necessario. Sono un uomo molto occupato. Tutti gli editti del socio vivano assolutamente considerati come volontà del sultano. La prosperità può fiorire solo dove c'è ordine. Tac. Dove mi porti, caro Jerman Ragnar? È audace. È uno che gioca God of War, Ragnarok. Audace e spesso... Banatemi dopo questo. Un vero maestro non corre mai rischi inutili. Vuoi attendermi qui o pensi sia meglio agire insieme? Come dicevo, niente rischi inutili. Andiamo insieme. E se non la fermi tu, lo farò io. Nella Uccidi la teatrante. Uccidiamo la teatrante, ragazzi. Fatemmo lunga festa! Quel cappuccio! Zitto. Contente di voi. Aspetta, Voi non sarà certo. E quante volte, stando in casa, sudivano le decisioni stolte prese da voi? No! Tra un momento. Vabbè, io devo uccidere lei. Va bene, io l'ho uccisa. Fai bene il tuo dovere, assassino. Ma lo fai con tale freddezza che ho quasi pena di te. Le vite che vuoi proteggere sono grigie, deboli e senza lustro. Quanto sarebbe noioso il mondo se voi assassini trionfaste. Non credo, sai. L'obiettivo ce lo siamo portati a casa. Magari adesso mandiamo gli assassini a combattere. Abbiamo attirato l'attenzione. Corri. E ciao. Così ce la svegniamo. Lo vedo. Non ci servirà. Forza, forza. Bello. Sente, questi pazzi assassini non sono altro che pazzi assassini. Non lo posso corrompere, che palle. La nostra bella città. Va bene, ce la sveglieremo lo stesso, ragazzi. Ce la sveglieremo lo stesso. A posto. La teatrante parte 2 è stata portata a casa con un bel 100%. Allora noi proseguiamo imperterriti verso la seconda missione su 6. Siete voi. E signori, seconda missione su 6 di queste missioni Maestro Assassino parte 2. Cosa ci chiedono? Dovete capirmi! Non sono stato io a cercare i Templari! Sono venuti loro da me! Cosa? Mi con violenza se non accettavo le loro pretese! E quali sarebbero esattamente? Paga i mercanti nei distretti degli assassini per mantenere i prezzi artificialmente alti, sperando così di aizzare il popolo contro di noi. Dunque, che dobbiamo farne di te, Teodoro Comneno? Puoi esserci d'aiuto in qualche Posso modo? Posso portarvi dal responsabile Templare! È un africano di nome Duncas! È lui che si occupa di condurre questa faccenda!
Bene, portaci là e noi faremo il possibile per tenerti sano e salvo. Ok, il guardiano parte 2, non farti individuare prima dell'incontro, ok. Minchia, oh. Ah, ok. Resta a distanza. I forzieri dei Templari sono profondi. Abbiamo sempre avuto difficoltà a competere su questo punto. Quando si sostengono i diseredati, sono normali certi rischi. Minchia, corre, Ingiusti, non è così? E come se corre? Sicuramente passerà in qualche punto un po' stronzo. Non trovate? Sopportabile. Siamo in ritardo? Temo di sì, cioè non è un problema. Nel caso, possiamo vederci domani? Siamo in perfetto orario. Ah, magnifico. Di colpo non mi sento molto bene. Può essere che... Vuoi tanto sapere quando e dov'è l'incontro? Non ci vorrà molto. Tu ci dai i e noi ti facciamo un il guardiano ti spiegherà tutto. Ah, cosa? Senti, un uomo africano. Non uccidete. Grande. No. Non c'entro niente io. Ok. Lo posso soldare? No, cazzo. Va bene. Passiamo da sotto. Sparite. Aria. Che motivo c'è per tanta maleducazione? A posto. Aspetta che c'è 10 secondi. Teodoro. Ok, a posto. Sei stato un amico dei Templari e un socio generoso. E cosa ne diresti di una posizione stabile fra i nostri ad Alessandria? Ci sarebbe utile un uomo con i tuoi... Che cosa direi? Ebbene io... Gli assassini! M'hanno seguito! Che stronzo! Stolto indolente! L'ha ammazzato, godo. E abbiamo finito. Ecco perché non farti individuare fino a... Tu segui il guardiano, ti raggiungo subito. Punto di controllo raggiunto, mi devi anche dare l'obiettivo secondario, certo. Uccidiamo il soldato. Ma minchia, quanto cazzo corre questo? Vabbè, lo chiappiamo. A posto, vieni. Dov'è l'apprendista? Troncato proprio lassù del collo, Proprio male gli ho fatto. Tanto male. Ezio, fermalo. A tanto. Tac. Niente io. Anche questa direi easy per ora. Potere, ambizione. Queste cose ho veduto nel mio breve tempo sulla Terra e ne ho gioito. Terra. Puoi credere di aver terminato la mia vita, ma la verità è che l'hai completata. Perire in questa lotta vecchia di secoli è un onore degno di un re. Lascia questa vita in pace. Devo andarmene da qui. E ragazzi, il guardiano parte 2 l'abbiamo portato a termine con ben 1400 acce in tasca. E allora ragazzi, andiamo avanti alla terza, che sarà quella che quando avremo finita sarà lo spartiacque. E signori, terza missione su 6 di questa missione assassino parte 2, maestro assassino. Ezio, dica. Sì. Abbiamo avvistato Mirella pochi istanti fa mentre acquistava reagenti e oli. Di che tipo? Che cosa ha detto l'uomo? Olio lubrificanti. Datura. La datura è un potente veleno di origine vegetale. Dovrei riuscire a rintracciarla. Il visir? La truffatrice, sorry. Avvelena la truffatrice. Aspetta. Intanto prepariamoci. Che c'è, mentore? Che cosa vedi? Una flebile testimonianza delle cose passate. Una traccia qui, un frammento lì. Segni e odori. I miei sensi sono più affinati del normale. Di qua. C'è l'occhio dell'aquila, signori, e non scherziamo.
Da questa parte? Ah, sì. Seguimi, seguimi. Ok. Meno male che ci hanno messe, perché una volta, ragazzi, in un'area così ampia era un dito in culo trovare i bersagli che non vi immaginate. Adesso c'è Senu. È stata qui pochissimo tempo fa. Mi nascondo, portala allo scoperto. Se utile sei proprio, eh. Allora io farei una cosa. Oltre alla avvelenata, farei anche dardi avvelenati. Si sa mai. Magari poi non servono, però io per precauzione li uso. Dov'è la scia? Di qua. Ok. Via via, non ho tempo per le elemosine. Non ho tempo. Allora, dove sei? Eccola lì. Dannazione. No! Perché non hai sparato? No, vabbè, ragazzi, non ha sparato. No, ragazzi, non va bene così, però. Non ha sparato. Va avvelenata, non ha sparato il dardo. Venite, stimati clienti. Ragazzi, io sono stufo di sti bug, veramente. Questo gioco è bello, per carità, tanta roba, però i bug, dato che ho fatto l'edizione remaster, io mi aspetto che un attimino ci mettiate mano anche sotto quel punto di vista lì. Oh, meno male aveva sbattuto da qualche parte. Muori, vai. Oh, no. Ho già visto un livello simile. Aspettate, eh. Adesso deve morire. Soffrite spesso di quei sintomi? Conosco un medico. No, non serve il medico. Tanto non è morta. Che vi succede? Mi pare che non stiate tanto bene. Ma che diamine? Cazzin. Così muore un'altra miserabile a Tingana. Miserabilissima. È questo che pensi, assassino? Il tuo cuore prova forse pietà per me? Allora lascia stare, perché disdegno questa carità. Ho preso ciò che mi spettava, nonostante l'oppressione, l'odio, l'ignoranza. Ho vissuto come ho voluto, per me stessa. Requiescat in pace. Pacissima, ragazzi. Poi, povera Tingana, miserabile, insomma, parliamone. Comunque, terza missione su 6 portata a termine, andiamo avanti. Quarta missione su 6, Maestro Assassino parte 2, il campione parte 2. Ezio. Il banditore non deve subire danni, questa è una missione, ragazzi, un dito in culo pazzesco. Un dito in culo pazzesco. Stesso brutto. Missione sul padre del tipo. Bella, ma sincronizzazione totale inutile che dobbiamo andarci a prendere. Fa parte di quelle missioni come quella volta della fune. Non so che metterci, qualcosa ci devo mettere, ci metto la cosa più inutile, difficile e che ti fa rodere il culo che ci possa mettere. E adesso vedrete perché sarà tosta. Scusate, signore, vostro figlio è incorso nelle ire di qualcuno, al punto che chi lo cerca ora potrebbe prendersela con voi. Mio figlio? Ma è solo un umile tipografo e io un semplice banditore. Perché qualcuno dovrebbe nuocerci? Perché qualcuno è stronzo. Possono ferire come lame, amico. Ezio, credo che ci stiano spiando. Vedi qualcosa? Templari, riesci a vederli? Ok. Uccidetelo! Prendetelo! Questa. Aspettiamo che si avvicinino. Muori! Che tanto rumore. La macellata. Oh, maledizione! Si sta succedendo! Ok. Di qualunque cosa si tratti. Qualcun altro si sta avvicinando. Qua. Andiamolo, non sono affari miei. Oh, maledizione! Si sta succedendo! Non voglio avere a che fare con questo! Lo vedo! No! Ok, bello, però. Sei un uomo morto! Bene.
C'è ancora qualcuno? Non si riesco a sparargli? Se non ne vengono altri dal dietro, sì. Ah, lì! Seguitelo! Presto! Bravo! Un mercenario! Accidenti, ma che succede? Oh, a creare dei... Oh! Meglio sparire, è presto! Obiettivo secondario completato. Se estrai l'arma, quest'uomo è spacciato! Adesso portami il tipografo, il figlio di quest'uomo. Sbrigati, guarda che lo uccido. Come fa? Distrai? Quanto vale la vita di quest'uomo? Ti potessi pensare il campione prima. Tu possa spendere. Apprendista. È andata. Vai fiero della tua uccisione. Assassino. Ti dà pochi secondi per capire. Un elogio per aver ucciso un uomo migliore e più coraggioso di te. Mi hai tolto la vita. Le bombe fumogene ci hanno salvato il culo. Cancellare la mia leggenda, il mio potere, la mia influenza. Gli uomini mi temevano, anche se obbedivano ai miei ordini. Questo contraddistingue un vero condottiero. E ragazzi, 4 su 6 le abbiamo fatte e andiamo verso la quinta, la più difficile andata, meno male. Quinta missione su 6, Maestro Assassino parte 2. Mentore, mentore, venite, presto! Uno dei vostri assassini è in grave pericolo. Dove? Al Gran Bazar. I Templari tengono in scacco il responsabile del covo da stamattina. Grazie. Ok, ma che missione è? Che c'è da fare? Perché non me lo spieghi? Il visir? Aggiungi l'apprendista entro un minuto. Ok, va bene. Seguiamo le tracce e non entriamo in conflitto. In conflitto. Allora, sicuramente ci saranno tipo dei posti di blocco. Esatto. Potremmo fare questo. Mi dispiace. Mi dispiace per i passanti, ma era necessario. Via dalle palle, via dalle palle, via dalle palle. Allora. Grazie. Via libera. Sta lontano da me. Aiuto. Dovremmo essere passati, credo. Occhio dell'aquila e di Chieti. Ecco, l'abbiamo presa. Ragazzi, abbiamo presa la sincronizzazione? Sì, l'abbiamo presa. Cioè, guardate a cosa mi tocca attaccarmi. Devi darmi la spada. Ok, dimmi. Eccoti, stai bene? Ci sono templari dappertutto, mentore. Pare ci sia una taglia sulla mia testa. Allora dobbiamo invertire la situazione. Fuggi di qui e attirali allo scoperto. Evet, mentore. Fuggi con l'apprendista, fuggiamo con l'apprendista. Dimmi, dove vuoi andare? Adesso è tutto liscio. Sincronizzazione presa, tutto tranqui. Sì, sono anche un ottimo bersaglio. Prendete quello. Fategliela magari. Ecco perché devo seguirlo. Vedi perché? Adesso torna tutto e ti prendono al dietro così. I guerrieri valorosi diventano delle leggende. Criminali con... Continua la fuga. Sono stremato, ragazzi. Sono stremato. Ho registrato un botto oggi. Sono stremato. Tutti, tutti in pista. Non ho fatto nulla. Tutti morti? Tutti morti. Assicurate quel ratto alla giustizia. Non è ancora finita, c'è lui.
Bravo. Voi assassini siete una piaga per... E anche il visir se n'è andato. Abbattete qualunque progresso noi riusciamo a conquistare. Col tempo avrei potuto consegnare il mio popolo fra le braccia dei Templari. Bello che ci sia una cazzina di morte ogni... ogni missione. Bello. Lascia questa vita in pace. Manca solo il diacono. Ok, via dai coglioni. $1400, buono. Grazie, gentilissimo proprio. Va bene, andiamo all'ultima. Non vedo, ragazzi. Ultima missione. Maestro assassino parte 2. Sarebbe appunto il diacono parte 2. Uccidi il bersaglio con la macellata. Vabbè, penso sia la sincronizzazione totale più semplice. Bene o male, ragazzi, dopo tutto quello che abbiamo passato, penso sia giusto così. Cirillo da Rodi rimane un pericolo per questa città. Lo capisci perché? Per la mia impazienza, mentore. Hai avuto fretta. Pensavi solo all'uccisione e non all'avvicinamento. Posso rimediare al mio errore, mentore. Cirillo è stato avvistato stamane, non lontano da qui. Bene, troveremo insieme le sue tracce. Seguitemi. Abbiamo le tracce che partono da... boh. Da là, forse? Piccino come range di ricerca. Qua cominciano. E qua finiscono. Non ha senso, raga. Sarà su, forse? Ma come... buon Dio, smettetela! Hai visto nulla di simile? Ma che succede? Ok. Quello è il corpo dell'uomo che mi ha dato il nome di Cirillo. Aia. Il diacono cerca di far perdere le sue tracce. Corrotto! Ma non abbastanza alla svelta. Possiamo ancora... Cazzo, era poverissimo. Non c'avevo nulla in tasca. Segui le tracce di qua. Teologo, mi fa morire. Sti... togli dai coglioni. Cognomi così, penso inventati. Presi da un nome inglese e... greco-turchizzati. Diacono, non è saggio uccidere un uomo in piena vista. Che cosa proponi? Creerò un diversivo. Se mi insegue, vienimi dietro. È pure donna. No, non si dice. Ladro, non sì, te la caverai. Un ottimo bersaglio. Guardie, per qualsiasi tipo di schermo. Non puoi scappare. Adesso va seguito. Vabbè, gli ha rubato i soldi. E lo inseguiamo. È veloce, eh? Dove vai? Qua dentro. Parapapaparappa. Che cazzo è quella lì? Non è una vendita. Perché non sono così i cartelli delle vendite. Oh, ma quanto cazzo corre questo? Non doveva essere individuato, ma qua è impossibile farsi individuare. Assassino! Sapevo che c'eravate voi dietro a tutto questo. Chi altri, diacono? Vi immischiate in faccende che vanno al di là della vostra comprensione. Nascondetevi fra la paglia. Peccato che lavoriate da soli. Ci vorrà di più a uccidervi tutti. Sicuro che lavoriamo da soli? Perché mai spostato la visuale? No. La macellata. Sincronizzazione totale andata. E cosa aspetta? Abbiamo finito le missioni maestro assassino. Che mi pento del mio sodalizio? Mai. Roma ci ha abbandonati nel momento del bisogno. L'Occidente ha chiuso gli occhi di fronte alla forza degli ottomani. Non sorprende che mi sia rivolto a uomini con più onore, più coraggio e più acume. Non mi pento di nulla. Requiescat in pace. E ragazzi,
portata a termine. Sono desolato, non mi fate male. Finite le missioni maestro assassino, vediamo quant'è la percentuale. È esattamente il 70,65%, abbiamo guadagnato il 6% da queste missioni secondarie, perché le missioni secondarie portano un casino di percentuale di avanzamento, di sincronizzazione. Siamo verso, non dico la fine della storia, ma i due terzi buoni. Grazie ragazzi, ci vediamo alla parte 30.